Brescia, poi arrivano i tedeschi e qui fanno un avamposto, una grande caserma, per cui i tedeschi avevano i soldati, ovviamente quello era pieno di pietre pesantissime e ovviamente il contrappeso tiri giù e sale. Era talmente faticoso che hanno deciso di fare anche il ponte per le persone singole, così facevano meno fatica. Qua carri, cavalli e truppe, qua se c'erano tutte le persone era più semplice. Il bagnato che vedete è il frutto delle piogge dei giorni recenti, che ovviamente essendo medolo passa attraverso la roccia e scende nella torre. Grazie.